Ragazzi, qua il vostro Mickey Osho e oggi vi mostrerò il mio mondo in creativa, ok? Tanto lasciate perdere la cosa che si sta caricando davanti a voi. Se è bloccato non so più come risbloccarlo. Lo lasciate perdere. E vi mostrerò tutte le cose che ho creato su questo mondo in creativa. Ok, come potete vedere, la prima cosa che ho creato sono queste statue giganti dei YouTubers. Ovvero c'è Spigiokkey, Gabby, Favij, Lorenzis/Pingu e Sbreezer. Dopo, tanto anche creato un maiale a caso, non dirmi perché. Dopo c'è Sam389, Jack JK, la sua vecchia skin. Ovviamente Mickey Osho. Poi qua ho creato Sans di Undertale. Non so chi conosce questo tizio, però a me Undertale piace un botto. Dopo qua ho creato una mia statua inventata. L'ho chiamato Fred Dabby. È un Gabby misto Freddy. Vabbè, lasciamo perdere. Dopo qua ho creato degli altri cuori colorati di Undertale. Qua ho creato la Coffin Dance con la faccia di Springtrap, raga. Ok, dopo andiamo a vedere la città. Che la città è la seconda cosa che ho creato, per adesso non l'ho ancora finito perché c'è moltissimo lavoro da fare. Ok, la prima casa è una casa in vendita. Così, apriamo. Oh. Ma mi fai entrare? Ora un attimo. Ok, finalmente mi fai entrare, alleluia. Ci voleva tanto. Ok, questa casa è in vendita. Beh. Intanto è arredato bene. L'ha fatto mia sorella sta casa. Beh, un segreto di mia sorella. Gli piace Harry Potter. A me no, ma vabbè. Forse i fan di Harry Potter guarderanno questo video. Vabbè, qua c'è un garage in americano. Intanto sta casa somiglia a una casa molto americana. Ad essere sincero, passa. Vabbè, c'è un tetto proprio di merda. Vabbè, andiamo fuori e andiamo nella terza casa. Vabbè, nella seconda casa, volevo dire. Questa è la casa di mia sorella, ovvero casa di Nero. Ecco. Questo è l'interno. Per le telecamere non servirebbe niente se non guardo, se porto un solo soffitto. Vabbè, avete visto, è un cubo pieno di finestre. Vattene, porco cane. Da casa non c'entrerò mai più. Mi è sparito un pappagallo davanti agli occhi. Ok, vabbè. Qua abbiamo il suo garage. Dovrebbe essere attaccata la casa. Vabbè, Un garage un pochino strano. O qua abbiamo il suo giardino privato, che non direi molto privato visto che c'è questo cancelletto. Beh, l'ho detto anche, però lei non sa più niente. Vabbè, qua abbiamo la Freddy Fazbear Pizza mia personale. Ok, ecco. Qua è obbligatorio indossare tutte le maschere degli animatronics. Se entrate qua c'è un piccolo ospedale per chi si fa male dopo quando escono, vediamo questi dolcetti. Poi dopo qua ci sono le pozioni di cura. Ok, dopo qua abbiamo la sala da pranzo con gli animatronics.
Freddy, Bonnie e Zika. E nel Pirate Cove Foxy. Qua abbiamo due videogiochi. Sto qua gioca sempre a quello che capita, non so perché. E qua c'è la cucina dove abbiamo i nostri tre chef. Ecco qua. Ecco. Ragazzi, yeah. So bello. Dopo qua abbiamo i bagni. Qui dei maschi e delle femmine, ovviamente io vado con dei maschi. Ok, là, visto? Qua ci sono le finestre. Belle. Vabbè, dopo, vabbè, qua c'è il gabinetto. Non è un'offesa per Gabby. Porco, mi ha fatto un jump. Che cazzo ci fai tu qua? Ma muori, va. Scusate se chi vuole bene ai pappagalli, però a me mi rompono i coglioni. Questo li ammazzo. Poi abbiamo terza casa, ovvero il grattacielo dei youtubers. Qua voglio mettere tutti i youtubers. Qua c'è il parcheggio. Ok. Vediamo, l'ingresso devo abbellire un po'. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ci dovrei mettere all'ingresso. Ok. Piano 1. Eccoci qua. Qua abbiamo la casa di Made in Gamer 936. Un pochino sconosciuto questo youtubers. Mia sorella. Scriveteva il suo canale. Niente, anche il mio. Bello. Qua che c'è? Un pochino troppi soldi. Sì. Ok, chiudi. Qua abbiamo la casa di Espi Giochi, dei miei youtubers preferiti. Che ovviamente sarà tutto rosso e basta. Bel bagno. Bello, qua abbiamo le pozioni di cura. Sì, bello, bello. Raga, bello, mi piace. Ok, dopo qua abbiamo un balconcino. Con cui possiamo osservare la vista. Qua ci vorrà mettere una piscina per festeggiare un po', o per far prendere un po' vacanza ai youtubers. Ecco, ma se uno ha, non so, 3 milioni di iscritti, festeggiamo in quella piscina. Dopo qua abbiamo la casa di Lorenzist, ovvero barra Pingu. Ecco qua, bello, bello, bello. Bella cameretta. Tanto raga, qua si vedono anche le statue. Questa cosa è bellissima. Vabbè, dopo ogni casa ha anche un balconcino tutto suo. Ok, dopo qua abbiamo la casa di Gabby 16-bit. Che questo è uno dei miei youtubers preferiti. Ho preso anche il suo libro. Vabbè, bagni, ma... Figo, mi piace anche questo. Ok, adesso raga andiamo nella terza sezione, l'ultima. Sta cominciando a piovere, non mi piace la pioggia. Ok, dopo qua abbiamo la sezione inventation, ovvero la sezione dove possiamo inventare tutte le cose che vogliamo. Cioè, la prima cosa che è stato inventato una roba fatta da mia sorella, aperto di notte, non è notte ma non me ne frega un cazzo, io ci vado lo stesso. Ok, andiamo qua. Che raga, questa è una cosa che mia sorella ama tanto, guardate. Ecco, non ci metti il disco, pappagalli ballano. Scusa, la cosa più ovvia di Minecraft, dai. Cosa aperta? No, no, non volevo aprire la cosa per le live. No, perché sto aprendo le cose per le live? No, non voglio fare una live, questa cosa. La live si fa un po'. No, no, adesso. Ho un disco in mano, non me lo so. Ok. Ora raga abbiamo l'ascensore,
creata da me. Questo è il mio primo ascensore con il command block. Vabbè, visto. Oh, da qua possiamo anche saltare. Probabilmente ci sono anche i pulsanti per scendere. Un attimo che vi mostro. Ecco. Visto? Ok, dopo qua ho creato, raga, il primo e l'ultimo teletrasporto su Minecraft. Forse dopo faccio anche un tutorial per come farlo. E opla, sono andato dall'altra parte, ragazzi, come avete visto. Raga, sta cosa è una roba fighissima. Vabbè, dopo qua, vabbè, la confidence con la faccia di Splinter. Vabbè, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.